Finzione. Finzione. O realtà. Colpo di scena. In una registrazione televisiva Di Maio utilizza uno dei termini più amati da Berlusconi, il contratto. Questa volta non è con gli italiani, ma è un contratto per il governo. Il contratto è il seguente: va bene fare un governo con la Lega di Matteo Salvini, e vabbè, e questo lo sapevamo. È possibile tenere dentro anche il PD, ma non quello di Matteo Renzi. E poi nel contratto annunciato da Di Maio, dal berlusconiano contratto di Di Maio, chi è l'unico escluso? Berlusconi. Insomma, non si può fare un accordo con Forza Italia. Tutti dentro, tranne il cavaliere di Arcore. Questa è la novità della giornata. A questo punto cosa succede alla vigilia delle consultazioni che si apriranno proprio domani? Che Di Maio in realtà andrà a dire questa cosa al Presidente della Repubblica e probabilmente lo dirà anche Fico, che è il Presidente della Camera, votato con i voti dell'impresentabile, secondo Di Maio, Berlusconi. E la soluzione è difficile, è complicata. Una potrebbe essere quella della rottura all'interno del centrodestra, forse la speranza di Di Maio, e cioè che Matteo Salvini molli il cavaliere e vada a fare il governo con Di Maio e magari con qualche pezzo del PD. Ma conviene alla Lega fare un'operazione di questo tipo? Fatevi questa domanda e datevi la risposta. La seconda ipotesi è cercare, come suggeriscono alcuni, del Fatto Quotidiano ad esempio, di fare un accordone con il Partito Democratico. Ma lì Renzi e i suoi, non sono pochi quelli che ha letto, non ne vogliono proprio sapere. Allora usciamo dalla finzione, quello che sta avvenendo è ancora e sempre pretattica. Andrà a finire, come ci ha raccontato un importante ministro del PD, che Di Maio dice no, mai a Berlusconi, e poi alla fine qualche piccolo passo avanti si farà con qualche uomo scelto fintamente da Di Maio, ma nella greppia dei berlusconiani. E governo sia!